Salve gente, sono Larus, qui in una nuova puntata di Proviamo. È da tanto che non mi portavo Proviamolos. Comunque, oggi vi porto una mod di Crusader Kings 2. Una mod molto interessante. Parto col dire innanzitutto che questa mod qui è una total conversion. Ed è. Non mi ricordo quando l'hanno fatta. L'hanno fatta forse un. Non è che c'è da tanto, ne sento parlare da poco. E comunque, poi dopo, innanzitutto inizio a partire subito a dire che questo modo qui per installare è un po' difficile. Innanzitutto, se volete installarla, io in descrizione vi metterò tutte le istruzioni e anche i download possibili perché non li puoi trovare da nessuna, credo, parte, almeno è molto difficile. Perché questo modo qui è diciamo, un miscuglio tra tante mod. E poi dopo l'ambientazione che è stata creata da questo modder. Che cos'è Lux Invicta? Lux Invicta è una overall total conversion, più total conversion che overall in parte anche. Però che cosa aggiunge Lux Invicta? Innanzitutto Lux Invicta aggiunge delle meccaniche di gioco che prendono un po' dalla mod di Game of Thrones per Crusader Kings 2, ma anche di altre meccaniche innovative. Innanzitutto, parto col dire che l'ambientazione di Lux Invicta è molto, molto fantasiosa. È molto, diciamo, di un universo. Cosa sarebbe accaduto se? Cioè, il mondo dei se, diciamo. Un mondo in cui Alessandro Magno non conquistò un granché. Un mondo in cui il cristianesimo si espanse solo nella parte, come si chiama? Parte dell'Italia, un po' dell'impero romano, non in tutto. Un mondo in cui ci sono tantissime religioni, in cui nessuna religione è riuscita a sorpassare un'altra. In un mondo in cui ci sono ancora delle dinastie abbastanza forti. È un mondo molto particolare. Io non vi sto a spiegare tutta la trama di questo mondo qui, che è veramente una trama molto dettagliata. Questo modder c'è scritto che ci ha messo 2 anni per scrivere la trama, però particolare proprio. Per dire, innanzitutto, noi partiamo con un mondo che, diviso in tanti staterelli, non esiste uno stato più grande degli altri. Magari possiamo solo dire, magari, di qualche stato che un po' più di terreno, tipo la Bigiarmia e la Bactria, sono gli stati forse un po' più grandi di tutti. Però gli altri comunque sono dei stati formati da una a quattro contee. Il massimo è trovare proprio cinque contee, cioè trovare uno stato con cinque contee. È abbastanza difficile. Questo mondo qui è un mondo che comunque è abbastanza dilaniato da guerre, religiose e tutto quanto. Ed è particolare perché, essendo diviso in tanti terreni, ogni nazione è abbastanza particolare da giocare, molto interessante, divertente. Qua ci sono i personaggi interessanti, che ce ne sono tantissimi. Possiamo prendere l'imperatore Flavio dell'impero romano d'Oriente, che sarebbe questo, o poi il re Vandalo di Cartagine. Parliamo lì dopo l'invasione vandalica. Non so se si può dire vandalica, comunque dei Vandali verso Cartagine, e l'hanno conquistata. Poi dopo lo sgretolamento dell'impero Sassanide, che però è riuscito a resistere sotto l'invasione islamica. Poi dopo vari Basilei, poi dopo il Sacro Romano Impero che non si è riuscito a formare. Che dov'è il Sacro Romano Impero? È qui, eccolo qui. Qua è il Sacro Romano Impero, quello che ne rimane. C'è un mondo abbastanza dilaniato un po' da tutto. Ci sono varie famiglie romane, tipo la Valentiniana, la Ezio, la. Ma chi c'è? La Onorio. Ce ne sono veramente tante di famiglie. Poi c'è la Iulio, Iulia, qui, Giustiniano, ce ne sono tantissime. Troviamo anche tipo delle famiglie spartane dai Lacedemoni. Veramente una storia abbastanza interessante. E ogni personaggio è veramente interessante. Ci sono di tutti. Ci sono pure i discendenti d'Attila, l'unno,
ci sono discendenti da Merovec, discendenti da Ugo Capeto, da Merovec, veramente da tutti. Io poi bisogna anche dire che in questa mod qui ci sono troppe religioni. Queste qua sono tutte le mappe di religioni. Voi siete abituati in Crusader Kings con cattolicesimo. Poi qui Islam, ortodossia, poi qua un po' di religioni norrene e basta. Invece qui, oh, cattolicesimo, ariana, semi-pelagiana, nonist. Armir, tutte queste religioni strane. Ecco, poi Solare Imperiale, non so, tutte queste religioni. E comunque, tanto per partire, io direi di prendere Impero Sassanide, perché a me è sempre piaciuto l'Impero Sassanide. Tipo, giusto per farvi vedere un po'. Ah, per chi non conoscesse Crusader Kings 2, rimando al mio vecchio video che avevo fatto su, appunto, Crusader Kings 2. Proviamo, spiego com'è il gioco, le meccaniche di gioco e in cosa consiste. Innanzitutto, a differenza di Crusader Kings 2 originale, questa mod è molto più difficile. Tutti i personaggi del gioco partono non sposati, senza fratelli e sorelle, tutti da soli. Una persona per dinastia, tranne poche eccezioni, mi pare in Toscana, che c'è. Qua sono tipo fratelli e sorelle, però tipo qua sono di Canossa. Matilda di Canossa era, forse ricordate, che era quella lì che ha fatto aspettare l'imperatore del Sacro Romano Impero Enrico IV per una notte, no, 3 notti al gelo per togliere la scomunica attuata da Papa Leone IX. Cose così. Comunque, è molto difficile perché oltretutto non partendo con fratelli, sorelle, figli, genitori, noi non abbiamo, diciamo, una pianta stabile. Dobbiamo crearci praticamente la dinastia da zero. Ed è abbastanza difficile. Innanzitutto, partendo da zero, ovviamente noi dobbiamo sposarci. Dobbiamo sposarci con le cortigiane, perché ovviamente se nessuno ha parenti, sorelle, fratelli, ovviamente dobbiamo partire da zero. Qui prendo un po' a caso, giusto per comunque. Dicendo, tornando prima, sì, cosa aggiunge poi di altro questa mod? Aggiunge tanti, tanti, tanti tratti, veramente tantissimi. Qua possiamo vedere innanzitutto un tratto che è il sangue di Sassan, che non so chi sia, credo il creatore dell'impero Sassanide, non lo so, qua c'è tutta la descrizione, se volete leggere, leggete, che tutti i personaggi che hanno discendenze nobili hanno questi tratti qui, tipo Blood of, in tutti i casi qui c'è Blood of Valentiniano, qua c'è Blood of Flavio Ezio, qua c'è Blood of Teodosio. Non tutti i personaggi lo hanno, tipo questo qua, il duca Alcemondo di Lombardia non ce l'ha, nemmeno i Sabaudi non ce l'hanno, però tipo se vado in Francia, questo qua mi capita perché ha il sangue di Merovec, eccetera, eccetera. E tipo anche qui c'è tipo il sangue di Attila come tratto. Diciamo ognuno, poi dopo hai i tratti familiari. Questi tratti qui alla fine non sono nulla di che, solo fanno un po' figo, danno più salute, più diplomazia, cose buone alla fine. Niente di che, però buone. Poi dopo ci sono tanti tratti tipo c'è nuovi. C'è tipo quelli narcisista, qua c'è judgmental, giudicatore, credo, più o meno. E poi dopo c'è anche i tratti sanguinei, tipo che sono più o meno i tratti di come si comporta una persona verso certe situazioni, tipo qua, melanconico. Non so, melanconico. Non so che cosa sia, comunque dà un bonus alla marzialità e al learning, cioè alla conoscenza. Oltretutto possiamo anche vedere che qua ci sono molte più decisioni di prima e variano in base alla religione. Tipo ogni personaggio di solito ha la propria scelta da fare. Tipo noi abbiamo il compito, in questi casi, di
diventare lo Shoshanku, che praticamente lo scopo è di restaurare l'impero sotto l'impero persiano come unica religione il zoroastrismo e poi metti caso ricostruire anche per secoli città distrutta ai musulmani. Il nostro impero, cioè l'impero sassanide, è ridotto a questo. Se l'impero sassanide una volta aveva un po' qualcosa come genere, qualcosa così, tipo, adesso si è ridotto a questo. Questi qua ci sono tanti piccoli imperi, indo-buddisti, califati, ecco, un po' un casino. E noi dobbiamo riformarlo. Innanzitutto, direi di fare subito una scelta abbastanza interessante, che è quella di sorvegliare il reame, che è una delle scelte che hanno aggiunto da poco. Intanto ho detto anche di ambizione di sposarmi, così. E comunque, vediamo quando parte. Bene, sì, qua ci siamo sposati, abbiamo preso autorità. Ah, bisogna anche dire che qui il prestigio l'hanno eliminato e l'hanno rinominato autorità. L'autorità serve molto di più, cioè il prestigio serve molto di più, non è un bonus che ti dà il punteggio, ma serve anche per fare delle azioni comuni, tipo andare a dichiarare guerra a qualcuno, principalmente dichiarare guerra a qualcuno, deporre un signore, creare un titolo. Adesso non è che il prestigio non può più essere, diciamo, su Crusader Kings non poteva essere tolto il prestigio. Era impensabile che qualcuno ti togliesse il prestigio. Adesso il prestigio può essere tolto, l'autorità, infatti, non è più prestigio. Però comunque si va sempre ad aggiungere al punteggio di morte del personaggio. Ok, abbiamo preso lì l'ambizione. Prendiamo l'ambizione di fa. Ecco! Intanto qui c'è stato l'evento che praticamente la maggior parte dei cittadini di questa regione sono zoroastristi. E oltretutto, le religioni sono molto più importanti rispetto a Crusader Kings 2. Se già in Crusader Kings 2 erano importanti, qui sono importantissime. Perché, in base alla religione del tuo popolo, cambia anche tipo la predisposizione verso i tuoi fatti, per esempio. In particolare ai sette vizi e virtù capitali. Tipo, se io sono orgoglioso e sono un cristiano, mi vedranno un po' male. La popolazione. La mia autorità scenderà pian piano, mese per mese, eccetera, eccetera. Se invece sono di religione norrena, mi vedranno molto bene. Oppure se io sono, che ne so, casto per i cristiani mi vedranno molto bene, invece nei regni norreni oppure che ne so, un po' barbarici mi vedranno molto male. Oppure se io sono generoso, nel mondo cristiano, islamico e zoroastrista mi vedranno molto bene, però se tipo sono tra gli unni, sono nei canati, mi vedranno molto male. È una meccanica molto interessante e infatti cambia più o meno le virtù in base a dove sei, ed è molto interessante. Dopo lì le liberazioni dai nostri consiglieri e la famiglia abbiamo deciso di sorvegliare il reame. Che cos'è sorvegliare il reame? Vi ricordate che avevo schiacciato questo evento qui? Praticamente un evento che ci costa oro, che però noi possiamo andare in giro per il nostro reame e prendere eventi, molti eventi. Infatti questa mod qui aggiunge anche moltissimi eventi. E praticamente noi andiamo in giro per il reame, ci capiteranno tre eventi random e noi possiamo decidere cosa fare. Ok, abbiamo preso il tratto in viaggio, che ci dà più autorità, 0,20 mensile, non è tantissimo. E ci muoviamo. Ok, abbiamo trovato una caravana di mercanti massacrati da dei banditi o rivali o ladri, chi lo sa. Alcuni uomini ci consiglio di prendere e guardare un po' che cosa c'è nella carovana, oppure andare avanti e lasciarli in pace. Possiamo fare due cose qui, possiamo decidere se lottare tutto quanto oppure andarcene e lasciarli in pace. Ovviamente ogni scelta porta delle conseguenze. Tipo, se noi decidiamo di prendere
quello che c'è, possiamo prendere dell'oro. Possiamo prendere anche fino a 20 ore, tanto. E possiamo anche prendere il tratto greedy, che sarebbe avaro, e il tratto arbitrario, per esempio. Potrebbe capitarci questo tratto. Oppure possiamo decidere, ah, lasciamoli stare, ne possiamo prendere, perdere oro, prendere pietà, e oltretutto c'è una possibilità che prendiamo il tratto giusto, pure generoso. Io direi di prendere i soldi che possiamo, non abbiamo preso nessun tratto nuovo, molto bene. Anzi, non l'abbiamo preso. Abbiamo preso il tratto Greedy. E ok, ora prendiamo le ambizioni, intanto che ci siamo. Ecco, le nuove ambizioni ce ne sono veramente tante. E variano anche in base al tuo personaggio, a dove sei, a che religione hai. Che altro varia più che altro alla religione che hai. Tipo, noi abbiamo tre tratti, tipo avere figlio, avere figlia, questi qua diciamo sono i soliti, fino a avere figlio qui sono i soliti tratti. Qui dopo da cadere in amore fino alla fine sono i nuovi tratti. Fall in love e innamoranza. E prendiamo diplomazia. Aumentare la dimensione del regno. Oppure adottare uno stile di vita. Oppure a migliorare tutte queste capacità che c'erano già prima. Prendere un fare un amico, cioè far vedere la nostra capacità in battaglia, oppure scoprire un complotto, oppure regnare per 10 anni, oppure mantenere la pace per 10 anni o regnare per 20, per esempio. Ottenere una concubina nobile, per esempio, può capitare spesso se tu vai a saccheggiare con i vichinghi. Oppure essere definito il pio, diventare un esempio di fama e gloria. Oppure prendere una virtù. Oppure, in questo caso dei bonus per la religione, seguire Asha, ovvero la verità, che sarebbe un dio zoroastrista, credo. E non mi ricordo bene, io la religione zoroastrista non la conosco troppo. E ovviamente sono tutte cose abbastanza caratteristiche. Io direi di adottare uno stile di vita, che dopo, se ci capita, vedremo un po' che cosa possiamo fare. Ok, intanto continuiamo ad andare in giro per Reame. E mentre stavamo camminando, abbiamo trovato dei soldati che sembravano essere del nostro Reame. Ci parli per un po' con loro, e poi dopo che sono dei banditi che si sono travestiti dai suoi stessi soldati. E tu ti chiedi dove possono aver preso quelle divise. Allora decidi di arrestarli, potresti prendere autorità oppure ferirti. Non mi sono ferito, è una buona cosa. Molto bene. E poi dopo, oggi sto visitando un sito sacro al mio reame. Sono arrivato, qualcuno mi ha fatto vedere tutto quanto. Lì possiamo pregare oppure fare una donazione. Io direi fare una donazione, che la religione zoroastrista mi pare che si basa solo sulle donazioni. Ok, abbiamo finito lì il nostro tour del reame, torniamo a casa. Ecco, questo qua è una delle cose che si possono fare con la nuova espansione. Con la nuova mod, scusate. Possiamo anche prendere dei loan, che sarebbero dei prestiti, che prendiamo dei soldi, però prendiamo anche dei interessi del 50%, che è tantissimo. Dare dei soldi in carità. Far vedere quali sono i nostri amici e nemici, al momento non abbiamo. Presentare debuttanti, tutte queste cose qui, e poi dopo prendere anche concubine. Noi prendiamo tante concubine. Oppure prendere un eunuco, che non so che cosa serva l'eunuco. Oppure andare fare andegogo, cleaning, non lo so, fare un rituale di pulire l'anima. Io direi di farlo, non so mai che cosa faccio, l'ho fatto più volte, però non da nessun evento. Credo che sia un po' buggato. Eh sì, tu diventi di nuovo Dashtur, che sarebbe il predicatore. Ok, ora volevo farvi vedere un attimo un po' di guerre. Anche se faccio molto probabilmente le guerre che non andranno bene. Però volevo comunque farvele un attimo vedere. Tipo, chi posso dichiarare guerra? Ecco, non fa anzi, proprio dichiarare guerra forse no, perché non sono assolutamente pronto. Però tipo far vedere i nuovi casus belli. Per
oltre ai casus belli di diritto, hanno aggiunto anche i casus belli di conquista e anche di gloriosa conquista. Che cosa sono? Beh, i casus belli di diritto sono: io posseggo questo territorio qua per diritto perché, metti caso, fa parte dell'impero sassanide. Per esempio, se noi guardiamo qui, scusate, dov'è l'impero sassanide? C'è di diritto l'impero sassanide. Boh, strano, comunque, metti caso se questo regno qui fosse di diritto sassanide, anzi è di diritto sassanide, io posso comunque dire, beh, questo regno qui è mio per diritto, gli faccio la guerra, se vinco prendo questo territorio qui. Poi dopo possiamo anche fare il casus belli di conquista, che è un casus belli che ci costa autorità, oro, tanto oro, e oltretutto però quando vinciamo noi prendiamo tantissima autorità, veramente tanta, e oltretutto non c'è bisogno del casus belli di diritto, possiamo farlo a chiunque più o meno questo casus belli, a proprio a chiunque, quello di conquista. Ovviamente un casus belli non troppo buono, non lo consiglio troppo. E poi c'è il casus belli conquista gloriosa, che costa moltissimo, costa 500 autorità, 200 di oro e altri 15 di oro. Però se vinciamo possiamo prendere innanzitutto 250 di autorità e tutto il reame. Tipo se io dichiaro guerra, non so, i Bactri per esempio. I Bactri, posso dichiarare guerra? Bactri, vuoi i Bactri? Non posso. Non un casus belli per i Bactri, strano. E comunque, ah già, non sono confinanti con me, tipo qui. Dichiaro guerra di conquista gloriosa. A fine guerra riesco a prendere tutto il loro territorio, tutto quanto. Se riesco sempre a vincere, dipende. Andiamo un attimo avanti. Intanto le religioni qui. Ah sì, bene, la mia concubina è incinta. Tra poco vi faccio anche vedere tipo le meccaniche dei figli, che qua sono molto innovate. E se riusciamo anche a vedere altre meccaniche, se Crusader Kings ce le fa mostrare, perché Crusader Kings è un gioco molto si basa sulla casualità. Quindi far vedere certe cose è sempre abbastanza impossibile. Che dire altro? Ecco. Bene, tutto quanto una corte abbastanza zelota parla con te di faccende religiose. E il suo entusiasmo può essere contagioso oppure no? E possiamo fare un duello contro sto qui? Oppure prendere il tratto cinico. Io direi di fare il duello, che qua è ancora una nuova meccanica che hanno aggiunto. Sempre se me lo fa il duello. Se parte il col cosa il duello. Ah, bene, un altro. Non, forse non me l'ha fatto partire il duello. Comunque, ogni tanto ci sono. Capitano questi eventi qua, anche, che ci danno l'opportunità di pagare dei soldi per avere un tratto gratuitamente, che sono, oltretutto, questa mod aggiunge tanti tratti, l'ho già spiegato. Oppure andare a caso e prendere un tratto non tanto buono. Tipo, se noi paghiamo 30 ore, possiamo prendere il tratto amichevole che dà 20 di 2 di diplomazia e un meno 1 di intrigo. Io direi di pagare, che è tutto buono. Ok, mi è nato il mio figlio. Ah, un'altra mia concubina è incinta. Ah, bene. Oh. Ah, una mia concubina è morta. Prendiamone un'altra. Bisogna anche dire che in questa mod qui il tasso di mortalità è altissimo, soprattutto per i bambini. I bambini dal primo al quarto anno di vita hanno un tasso di mortalità del 70%, cioè possono morirti i bambini veramente tanto e tu ci rimani spesso male perché è frustrante, perché a volte non riesci a mandare avanti le tue dinastie perché non riesci a mettere alla luce dei bambini che sorpassano i 4 anni di vita, e oltretutto, se sono femmine, è molto più difficile farli passare di
farli passare al regno e farli ereditare il regno, perché molti di questi regni qui hanno delle leggi completamente agnatiche. A proposito di leggi, qua hanno aggiunto anche un po' di leggi nuove, oltre alle solite leggi di come si chiama, di successione, di che sono agnatica cognatica, agnatica assoluta dell'anzianità, primogenitura, monarchia elettiva e ultima genitura. Hanno anche aggiunto tipo le nuove due nuove cose che non ho mai notate. Che una è natica, che solo le donne possono ereditare e gli uomini possono ereditare, però se non ci sono femmine. Ah, non c'era il gender studies. Poi qua mettono anche delle varie politiche, che sono le politiche di controllo, economia e militare. Queste politiche qui sono delle politiche che alla fine rendono tipo il regno, o con tasse eccetera eccetera, però più aumenti queste politiche qui, più i vassalli ti odieranno. Però ovviamente queste politiche qua vanno a sostituire, diciamo, la vecchia politica che c'era prima della autorità reale. Tipo, come ben sapete, in Crusader Kings c'era l'autorità reale, che era nulla media, no, nulla minima, bassa, media, alta, tipo e massima. E tipo, in base a questa autorità qui prendevi più soldi, più controlli, potevi fare dichiarare guerra, eccetera, eccetera. Tipo qua l'hanno suddivisa in tre rami. Tipo militare, che se tu sei al massimo, tutti quanti i tuoi vassalli devono darti tre loro truppe. Pure economica lì, che praticamente le tasse verso i vassalli sono aumentate, del controllo per possono dichiararsi guerra, eccetera, eccetera. Poi qua delle ambasciate del clero, tutte queste cose qui sono delle cose a parte che vi faccio vedere, che potete controllare da soli, che è un brutto, non tanto capito, però si basano sempre qua su tassazione, qualche cosa di tassazione alla fine, e nient'altro da dire. Oltretutto, qua gli edifici ce ne sono veramente molti, 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 molti. Ah, un mio vassallo vuole dichiararmi guerra. Bene, non ho... dichiariamo guerra. Intanto faccio vedere un po' gli edifici. Qua hanno aggiunto tantissimi edifici, e in base a ogni religione c'è edifici, ci sono edifici diversi. Tipo a Sparta, soprattutto qui ci sono gli spartani, hanno i propri edifici da costruire. A Roma hanno altri edifici da costruire, che a Sparta nemmeno a Persepoli si possono costruire, per esempio. Tipo da noi abbiamo l'opportunità di costruire, che ne so, la Small Shrine, oppure di costruire, che ne so, queste cose qui, che non me ne intendo tanto, tipo di vie di commercio, eccetera, eccetera. Tipo, io direi di andare con amministrazione minimale, o minima, forse meglio. Intanto prepariamoci ad andare in guerra contro il mio vassallo. No, mi hanno dichiarato guerra. Anzi, io direi di mettermi io come comandante delle truppe, anche se ho zero e molto probabilmente morirò, ma per farvi vedere giusto come sono le battaglie qui e i duelli in battaglia. Sempre se mi fa fare. Attacchi un soldato nemico, questo qua cade a terra morendo, questo uomo qui urla mi arrendo, e tu fai un passo indietro per l'esitazione, e lui, Luigi, non so che cosa vuol dire Luigi, verbo, e lui immediatamente ti, Luigi, ecco, forse ti attacca, per fortuna. Tu reagisci per tempo e lo fai cadere di nuovo per terra. E tu qua posso ammazzarlo oppure non lo so, o posso ammazzarlo meno. Ed è sto tizio qui, oltretutto. Ammazziamolo.
venti fighi. In battaglia capitano questi venti fighi qui e puoi morire veramente tanto. Oh, che figo. Ecco, in battaglia ho incontrato Mezba, Shefu, Ola, che sarebbe questo mio vassallo che si è ribellato contro di me. E posso decidere di fare i duelli contro i miei vassalli. Cioè, contro i in battaglia puoi trovare il generale nemico e fare un duello. Se tu vinci il duello, le tue truppe aumentano di morale e quelle nemiche perdono morale. Oltretutto questo qua muore, potrebbe anche morire, anche tu potresti morire. Questo qua non so quanto è abile. Credo che sia molto più abile di me. Sì, di sicuro vincerebbe il duello. Però giusto per farvi vedere, li faccio e molto probabilmente morirò. Ma intanto la puntata dovrebbe finire qui. È una puntata alla fine che pilota, diciamo. Non so, non è proprio una serie. Quindi preparati a morire. E lui si arrende. Quindi diciamo che le sue truppe sono arrese. Molto bene. Mi ha dato un altro figlio. Strano, a me nascono sempre pochi figli questa volta. E direi di fare pace bianca. Ti fa di fare pace bianca. Stronzetto, ti va di fare pace bianca. Intanto, comunque, muoviamoci qui. Sono entrati in guerra anche questi qui. No, sono sempre sti qua. Sono cambiati. Vediamo la battaglia come va. Ah, e durante la battaglia ho preso il tratto iracondo, che è uno dei sette peccati capitali. E stranamente ho vinto la battaglia anche molto bene. Strano, io di solito queste battaglie qui le perdo veramente molto male. Siamo qui. Tanto aspettiamo. Oh, ho mandato gli uomini a morire. Beh, pazienza. Ah, bisogna anche dire che qua il la rigenerazione delle truppe è molto lenta. E capita, ci mettono veramente tanto le truppe a rigenerarsi. Quindi le truppe sono molto vitali. Tipo, ci mettono a volte anche 5 anni per rigenerarsi del tutto. Volevo farvi vedere che i bambini non riescono ad arrivare fino al primo anno di vita senza morire. Però a quanto pare non vogliono morire. Un piccolo bambino non vuoi proprio morire. Ok, viene attaccato. E qua c'è un altro duello. Forse questa volta qui riesco a combattere contro di lui. Ecco, c'è il duello tutto quanto. E ci guardiamo intensamente uno con l'altro. Questo mio stallo qui. E dico un solo errore e io lo prenderò. Colpisci. E lui si ripara. E non è morto. Ora ci guardiamo di nuovo. Colpiamo. E non si, e si ripara. Lo colpiamo. E si para. Lo colpiamo. Ah, è morto. E, cioè, stava per morire. Però lui si arrende. E possiamo decidere di ammazzarlo o meno. Io lo ammazzo. Perché semplice. Così la ribellione finisce. Semplicissimo. Clarissimus. Quindi ammazziamolo. La vittoria è mia. Ah no, si è arreso. Per sbaglio ho cliccato il tasto arrenditi. Però comunque l'ho preso come mio prigioniero. Molto bene, la guerra comunque è vinta. Vinta con un duello. È molto figo questa meccanica qui, che le guerre possono essere vinte con un duello. È anche molto, di una questione molto d'onore. Mi piace molto. Una questione d'onore, mi piace. Comunque gente, questa mod è molto vasta. Come qualsiasi gioco di strategia, secondo me, giochi di strategia sono molto vasti. Però ovviamente non ho tutto il tempo per mostrarvi tutto. Consiglio di innanzitutto dare una chance a questa mod, che è molto interessante. E a me piacciono sempre un po' questi panorami del se. Cosa sarebbe successo se Alessandro Magno non avrebbe mai conquistato nulla? Cosa sarebbe successo se l'impero romano fosse resistito alle invasioni barbariche? Cosa sarebbe successo se Attila avesse vinto la battaglia dei campi catalunici? Tutte queste cose qui a me piacciono molto. Non lo so, vi consiglio di provare questa mod. Non ne rimarrete delusi. Dalla resta tutto. Alla prossima, gente. Ciao!